cari, buonasera. Dallo studio 3 di Via Trevada stiamo trasmettendo il primo festival nazionale del liscio, anzi delizio, perché vi partecipa il gruppo La Vera Romagna, che è la nazionale italiana del liscio. I graziosi danzatori romagnoli stanno ballando la mazurca al fetta. Le coppie sono meravigliosamente assortite. Queste ballano nel vortice delle danze e sono, dicevo, meravigliosamente. Ecco! Ma che si sta a fare? Che cosa sta facendo? Mi ha pestato in piede! Ma che cosa stai comprando? Ma che modi sono? Sta in mezzo! Ha rovinato il ballo! Che io ho rovinato il ballo! Che abbiamo rovinato il ballo! No, il ballo! Il ballo! Il ballo! Questa è una gara organizzata da me! È la mia gara di cascata! Va bene, non si preoccupi, se per questo glielo faccio io, glielo faccio subito. Ma cosa fa? Cosa fa? Il casquet, la casquet del Niagè. Perché? È l'ultima manche, mi sta rovinando l'ultima manche. La manche? No, sì, è l'ultimo tango. L'ultimo tango a papà, a papà, papà. Volevo andare a Parigi. A Parigi, sì. Volevano farla a Parigi, ma mi sono opposto. Gli ho detto si va in Italia. Sì, o nel Lazio o nella Toscana. O a Roma o a Siena. Romolo Siena. Ma che ti sei dato al ballo? All'inizio. Lei non è Romolo Siena. Chi è? Io sono Pier da Camerino. Finalmente, i camerini, guardi, questa volta lei me ne deve dare, come dico io, la doccia si è riparata, perché l'altra volta, nell'ultima trasmissione. E io lo voglio con la sera e con la casa. Avete capito? Io sono il dottor Pier da Camerino. Laureato. Due laurea. Sì, è una Teresa. Perché lo metto? Due lauree e una Teresa. Due lauree e una Teresa. C'è Laura. Ma non c'è Daniele. Dov'è Laura? Ma Daniele, dov'è Daniele? No, scusate, cosa state tergiversando? Io sono il dottor Pier da Camerino. Io sto facendo una gara di ballo, di ballo liscio a coppie. Voi siete una coppia? Certo che siamo una coppia. Come, non siamo una coppia noi? Che puntata è questa? Scusi. No, vuole sapere se siamo una coppia o no. Non si conosce, signore. No, non ci conosce. No, un trioppio, un trioppio. No, io non ho il piacere, Guardi, mi faccio riconoscere. È un biglietto da visita. Aspetta. Voi non parlate. Non parlate. Lei guardi. Nel senso suggerite. Lei guardi. Ecco, testo sarebbe un biglietto da visita. Lo guardi. Chi sono? Non lo so. Come non lo sa? Non lo so. Esperimento numero due. Ciccio! A chi ha chiamato? A Ciccio! E Ciccio chi è? Non lo so! Come chi è? Ciccio! A chi ha chiamato? A Ciccio! E Ciccio chi è? Non lo so! Sono io! E allora risponda! Sordo! Basta! Io non perdo la calma, Perché quando io perdo la calma lei non mi conosce. Sai chi siamo noi? No, non lo so. Franco, Ma come siamo venuti qui? Ma come? Ma quello è pazzo! Le coppie!
Il ballo. Il ballo. Camerino. Camerino. Non camerino. Non camerino. Da camerino. Da camerino. Roma Siena. Roma Siena. Non Romolo Siena. Non Romolo Siena. Dimmi una cosa. Dimmi una cosa. Non vorrei indovinare, eh? No. Hai parlato con la televisione. Ma certo che ho parlato con la televisione. Sì. Per sette ore. Sì. Che cosa gli hai detto? Cosa gli hai detto? Ah, ho parlato con tutti quelli che c'erano. Con Beppo Paolo, sì. Con Corrado, con Barison, con quell'altro, la Michele Strogoff. E io parlavo e loro niente, non mi davano neanche retta. Non mi davano neanche retta. Con Vinicio. Con Michele Strogoff. Sì, pure. Pure con Michele Strogoff. Con Mosè. Con Mosè. No, Mosè non c'era, quello in televisione. Zitto! Zitto! Ma che... Con quale televisione hai parlato? Con quella di casa mia. A casa? Ma perché? A casa? Ma perché? Perché lo spettacolo qui non si fa. Ma perché non si Non lo possiamo fare, hai rovinato tutto. Ma io non... Se lo sono andati tutti via. Ma non Orchestrale, e ballerine, camera, mi hai capito? Se ne possiamo andare a casa per l'ennesima volta, sì, per l'ennesima volta. Ma non lo possiamo fare col solito sistema. Ma non ci aiuta nessuno. Chiamiamo aiuto. Ma non ci aiuta nessuno. Io dico che vieni. Non vieni. Non vieni. No, no. Ciao amici, che succede? Niente, il solito pasticcio. Sì, la colpa è tutta mia. Potresti aiutarci ancora? Grazie. Certo, basta la parola fatata.
dobbiamo cominciare? Ma come incominci? Perché? Non noti che manca qualcosa? Che cosa manca? La prima donna. Ah, ci penso io, la chiamo subito. Eva! No. Eva! No. Eva! Non la prima donna nel senso di prima donna, la vedette, ecco, manca la vedette. Ah, la faccio io, la vedette. Un uomo in mare! Calate le scialuppe! Sta per affogare, presto! Arriva un polipo con la polipa e le polpette! Hai finito? Sto facendo la vedette nella... Non la vedette nel senso di vedette, ma manca la vedette nel senso di vedette. La vedette, hai capito? No. E lo sapeva pure questo. No, la vedette, la prima donna, l'attrice, quella che appare con la parola magica, te la ricordi? Ah, la Daniela Gozzi! Ecco, ma si deve chiamare con la parola magica. E ci penso io. Oh, la chiamo io. Dai, prego. Dunque, la parola magica, Ava... Obon, Abon, Nelson, Amen, I love my son. Ciao. E così, dopo la venuta di Daniela, possiamo continuare. Possiamo Mi scusino i signori, c'è molto da attendere. No, puoi andare, Battista, e domani mattina alle 9, ricordati, la macchina per la signora. Scusami, Daniela. No. Andiamo avanti. E come? Con le coppie famose. Ah, già. Scusami Teseo, sono stata dal parrucchiere. E come tu sai, quando una donna va dal parrucchiere sa quando entra e non sa quando esce. A proposito di entrata e di uscita, sei pronto per la prova del labirinto? Teseo è sempre pronto. Bravo, e sai in che cosa consiste la prova? Sì. Il grande Teseo entra nel complicato labirinto. Bravissimo. Uccide il pericoloso e brutto Minotauro, prende il prezioso anello d'oro e lo riporta qui, ai piedi della bella Arianna. Oh, grazie, mio prode Teseo. Allora vai, io aspetto qui. Sì, vado. Vai. E dimmi una cosa, Arianna. Sì? Siccome è sempre un labirinto, ho paura di perdere la strada di ritorno. Se non la trovassi... Scioccone, ci penso io, non ti preoccupare. Tu non devi fare altro che attaccarti a questo capo di fil rouge. Fil rouge? Filo rosso. Sì? Se ti dovessi perdere, non devi fare altro che seguire il filo e tornerai da me. Capito? Ho capito. Allora vuoi andare? Pronto? Che tempo a disposizione ho? 2 minuti e 30 secondi. Arriverò anche prima.
A noi due, Minotauro! Ti riduco in un minestrone! Scusi, dov'è l'uscita? L'uscita? Teseo! Arianna! Ma che cosa ti è successo? Ma, niente, il Minotauro era di cattivo umore! Mi dispiace! Il vello d'oro me l'hanno scippato! Sì. E la spada ci è spezzata! Oh! Gennaro Olivieri mi ha squalificato dai giochi senza frontiere! E noi che avevamo giocato il jolly! Askeviu! Mezzo dado, mezzo nido, una e mezza mela, tutto questo fa Daniela, Daniela, Daniela. Ciao Daniela, ciao, questa sera che si fa? Stasera voglio di cantare. Bravo! Sì, sì, dai, 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 dai!
Avevo un appuntamento con il mio amico Franco durante l'ora legale, siamo nell'ora solare e ancora non si vede. Secondo me ha qualche minutino di ritardo. Ah, eccolo che arriva! Ah. Oh, sei mancino, lo so, sei... Che succede? Un'altra disgrazia, un altro incidente, un'altra catastrofe... Ma tutto a te deve succedere tutto. Stai calmo, ricordati. Ricordati che la calma è la virtù dei forti. Guarda me, delucidami. No. Dico delucidami, ma non così. Delucidami con la parola, devi parlare. Parla. Sì? Sì? Ho capito, non ti sforzare, non puoi parlare. Sei talmente emozionato che non puoi parlare. E allora spiegati a gesti. Sì, sì. Da? Cimitero, sei un becchino. Non fai il becchino, no, non sei becchino. Sì, sì, ho capito, non sei becchino, non è cimitero. Cos'è? Uomo che zappa. Uomo che zappa. Zappatore. Zappatore. Felicissima sera. No, non è... No. Zappatore. Sì, zappatore che semina. Semina durante la pioggia. Pioggia, semina, zappatore, il sole. Il sole. Il sole che? Cocomeri. No, non cocomeri. Quasi cocomeri. Frutti? No. Cipolle. Sono frutti o ortaggi? Ortaggi, sì, dunque. Cipolle. Patate. Finocchi. Finocchietti. No, non finocchietti. Cocomeri, l'ho detto. Cipolloni, cetrioli, banane. No, le banane non c'entrano. Sì, senti, i fatti qui sono due. O sei tu che non ti sai spiegare, o io sono testa di rapa. Scusa. Testa di rapa. Hai preso... La testa la buttiamo e rimane la rapa. Rapa, ho capito. Rapa che? Rapa piccola, rapetta, rapollino, raponcino, rampolato, rampollo, rapallo, rapina. Fermo! Una rapina. Una rapina. Dove questa rapina? In banca? No, sul tram? In macchina? Ti sei complimentato con i rapinatori? Ah, no. Sì? E parla più forte, scusa, non ti sento. Uno che parla. Oratore, uno che parla, oratore. Onorevole, uno che sta alla toilette. Che com'è? Durante la rapina mentre... No, sì, una piazza, oratore, piazza, onorevole. Onorevole, durante un comizio seduto, o è a Montecitorio, una rapina a Montecitorio, al Senato. Alla Camera, una rapina alla Camera. A che punto siamo arrivati, signora, alla Camera? Hanno rapinato i deputati, e chi? L'onorevole Andreotti, Berlinguer, Terracini, e chi? Un onorevole piccolo, onorevole Preti? No. L'onorevole Piccoli? No. Nella camera piccola, nel cameretto, cameroncino, no. Cameraman, una camera girevole, camerata, cameretta, camerino, una rapina in un camerino di Montecitorio? No, dove? Qui! In televisione! Anche in televisione, hanno rapinato la televisione qui. Nel nostro camerino, e c'eri te, presente. Pensa che tu, mani in alto, o la forza o la vita. Che ti hanno rubato. Ti hanno rubato la lingua. No. A, B, B,
C, D, F, G, H, G, G, la G. Ti hanno rubato la G. Che G? G, G naso. G, no, G occhiali. No, G. G toro. G mucca. G latte. G latte. Mucca, mucca, latte. G latte, G mucca, G vacca. La vacca. G, due vacche. Due vacche in camerina, che si facendo? Due. Vittoria. Due vacche. G, vacche. H, G, la giacca, la giacca, la giacca. Cosa ci avevi nella giacca? Chi avevi nella giacca, povera? Perché la polizia interviene, perché? Cosa avevi nella giacca? Cosa avevi nella giacca? Di soli. Uno viene a lavorare in televisione, deve sopportare tante cose, sacrifici. Ma poi anche i soldi, quanto ci avevi nella giacca? Quanto? Un milione. 100.000 lire. No, 100.000. Uno, sì. Una gallina e tre uova. Uno. Una giacca con tre buchi. E spiegate bene. Soldi. Uno. Tre zeri. 1.000 lire. Avevi 1.000 lire? Io. Nella giacca avevi... E piangi per 1.000 lire. E piangi per 1.000. Ti è andata bene. Pensa quanto sono fortunati. Tu lo sai che se in camerino ci fosse stato anch'io, nella giacca mia, c'erano 2 milioni in contanti. Alle 2 milioni. Nella mia giacca. La giacca mia. Chissà perché la mia giacca. Ciuccio, che hai? Sei emozionato? Ti manca la parola? Scusami, Ciuccio, stai calmo. La calma è la virtù dei forti. Perdonami se ho sbagliato, se invece di mettere la mia giacca ho messo la tua. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Mi piccina con la bocca piccolina. Birimbo birambo, io canto così. Birimbo birambo, la notte del dì. Birimbo birambo vuol dire per me, io voglio bene a te. Quel canto mio strambo l'aprile l'udì, la rosa sul gambo stanotte fiorì. L'ho colta tremando, pungendomi un po', adesso te la do. Profumo di un fior con la musica nel cuore, per te canterò una bella villa, stacca la tua bocca, bacerò. Birimbo birambo, io canto così. Birimbo birambo, la notte di lì. Birimbo birambo vuol dire per me, io voglio bene a te.
Birimbo, birambo, io canto così. Birimbo, birambo, la notte di lì. Birimbo, birambo, vuol dire per me, io voglio bene a te. Va, va, baciami piccina. Col birimbo, birambo, la notte di lì. Dammi tan, tan, tanti baci, quantità. Col birimbo, birambo, la notte di dì. Dammi tan, tan, tanti baci, quantità. Pa, 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 pa. E bi, e ba, e bi, e be, sempre sillabo con te. E bi, o bo, e bi, u, bu, sono assai deliziose queste sillabe d'amore. Ba, ba, baciami vicina con la bo, bo, bocca piccolina finché ba, 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 bo non lo sa. Pa, 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 pa. Il brano che vi presentiamo stasera nella cornice di C'era una volta Franchi e Ingrassia è stato realizzato nel momento di grande attualità dei viaggi spaziali. È l'ultimo dell'anno e Franco Franchi, con una bottiglia di spumante, invece di salire in un ascensore, sale per errore nella cabina di una rampa spaziale e capita dentro un missile interstellare. Buonasera a tutti! Allegria, allegria! Io vado al quinto piano, dalla famiglia Vassalacqua, mi attendono, questa sera si fa festa! Vuole bere con me? Vuole bere con me? Grazie. Non si stura questa bottiglia. E lei chi è? Come che sono? Sono Natale Carnevale, sono qui per Capodanno. E io con chi ho l'onore di parlare? Stia attento. Ne sono il capitano Pasquale Ferragosto. Se me lo diceva prima, portavo qui mio cognato. Chi sarebbe? Primo Maggio. Il marito di Domenica delle Palme. Senta, scenda subito a Pasqua. Beh, scenda subito a terra. Ma perché questa stazione ascensore non funziona? Pronto? Portiere! Sì. Portiere! Ma chi è che ha chiuso la porta? Portiere! Attento, la porta è bloccata, siamo in fase di lancio! In fase di che? Si sdrai, subito si sdrai! Mamma mia, che succede? Dove mi metto? Chi è qui? Dico 33. 4, 3, 2, 1, 0. Meno male che sta sala. Ma che razza di ascensore è questo? Non è un ascensore. E che cos'è, un montacarichi? No. E allora? Senta, signore Capodanno. Quale Capodanno? Signore... Io sono Natale Carnevale, sono qui per Capodanno. Senta, signor Carnevale, lei si può ritenere l'uomo più fortunato di fine d'anno. Ho vinto il concorso di bellezza. No, meglio ancora, meglio ancora. E cioè? Ha avuto la fortuna di essere lanciato tra le stelle. Ah, finalmente Hollywood fatto, ha capito, signore, che sono io l'attore del giorno. E la base, e la base? La base. Mamma mia. Sì? Che c'è? Pronto? Pronto? Sì, qui il capitano Ferragosto. Ferragosto. E il comandante 2 giugno. Sì, veda se c'è il cognato, il 24 maggio. Ma che mi fa dire, ma scusa. Pronto? Pronto? Come? Sì, sì, faccio sì, sì, immediatamente. Senti, cerchi di aiutarmi, cerchi io di l'aiuto, aiutarmi. Sì. L'aiuto. Vogliono dei dati, dei dati. Sì, sì. Prenda quella carta, prenda questa cartella. Ah, la cartella. Pronto? Ah, ho capito. Pronto? Aspetta pronto? Un momento. Un momento. Pronto? Un momento. Sì, un momento. Un momento. Ma che come fa a fare questa cosa? Ecco, pronto. Scriva, scriva. Ecco. Pronto? Pronto. Sì. 90. La paura. 47. Sì. Morto che parla. 17. La disgrazia. Come? Il 24 è uscito, mi scusi. 24.
Ambo! 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 Che altro cos'è questo? Controlli, Ambo! Ho fatto l'Ambo! Senta, qui non si gioca a tombola, va bene? Ma come ho fatto l'Ambo? E lei mi dice di non giocare a tombola. Mi aiuti a fare la cinquina? Beh, mi aiuti alla posizione, là. Guardi la posizione. Daremo subito la nostra posizione, sì. Si prenda un astro. Dove l'ha messo? Sì. Dove l'ha messo? Adesso con un astro... Che fa lei? Dove l'ha messo? Che fa lei? Il nastro, Astro, una stella di riferimento. Una stella? Prenda l'orsa. Sì, e poi col marito orso ci parla lei. Io vado lì, mi prendo l'orsa. Mi riferisco all'orsa maggiore. Io preferisco quella minore. Nato. Abbiamo perduto la rotta. Dove sarà? Sì. Dove sarà? Che fa, si alza? Dove sarà? Dove? Può essere pericoloso. Dove? Dove sei cacciato? Venga qua. Bravo, si è aperto. Pronto? Pronto. Prende il terreno. Pronto, abbiamo perduto la rotta, sì. Abbiamo perduto la rotta. Perduti nello spazio. Vedete se si trovano gli oggetti smarriti. Lei è mai stato nello spazio? Io no, ma mio nonno sì. Non è mai stato. Mio nonno. Suo nonno? Sì. Era un astronauta? No, ricoverato. Dove? Nell'ospizio. Spazio, con la A, come... Come pugno. Come pugno? Sì. E dov'è la A? Ah! Ecco! Ha visto che c'era! Zitto! Che c'è? Zitto! Pronto! Oh! Ah! Stiamo perdendo quota! Perdiamo la quota! Ah, allora perdiamo, non si preoccupi, cucino io! Che cucina lei? Stiamo perdendo la cuoca! La quota! Perdiamo quota! Un momento, sì! Un momento! Metta subito la maschera! Io metto la maschera! Sì! Ecco la maschera! Stato di emergenza, va bene! Sì, pronto! Ecco, poi... Tiri fuori la linguetta! La linguetta! Ma roba da matti! Ma guarda che mi tocca fare la linguetta. Cosa fa? No, questa è la base. La linguetta! Stia fermo. La vuole pure lei? Si inizia il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia. Eccomi qua. 5, 4, 3, 2, 1. Aiuto. Mamma mia. Assassino! Senta! Dove mi ha portato? Dov'è Sanremo? Sarà vicino alla Costa Azzurra. Sì. Sanremo. Ma che Sanremo? Dove saremo? Dove? E che ne so! In un pianeta sperduto, forse! Mamma mia, che ci succederà? Che fa? Io non ci voglio stare più qua. A me la famiglia passa l'acqua, mi aspetta a mezzanotte perché c'è festa. Io la saluto, me ne vado. Ma non resti fermi, incosciente. Potrebbe essere pericoloso. Ma quale pericoloso? L'aria potrebbe essere irrespirabile. Io ho bisogno di prendere una boccata d'aria. È pericoloso. Con lei viaggiando è pericoloso. Non uscendo, assassino. Assassino. Beva, che se refresca. Beva. Incosciente. Pronto? Sì, ho un pazzo a bordo! Ho un incosciente! I marziani! Aveva ragione lei! Pericoloso, eh! È mezzanotte! Stanno buttando tutto dalle finestre! Ma allora siamo sulla Terra! Terra, Luna, Marte, Giove, Saturno! Il Capodanno universale! Allegria! Chi sono carcerata, mamma mora! Mannaggia la morte! Chi è? Permesso? Prego! Buon giorno, carissimo! Buongiorno, avvocato! Vi chiamo io, vi chiamo! Accomodato! Come? Fate finta che siete a casa vostra! Grazie! Come va, avvocato? Come va? Un poco raffreddato! Questo mi dispiace! Vi volevo dire, avvocato, sì. Non tenetemi sulle spine! Vi volevo... Dunque, vi volevo dire, avvocato, dica che c'è? Parlate. Parlo.
Avvocato, io vi volevo dire che siccome... Avvocato, e quando parla io? Ma voi dovete parlare, ma non a voce alta! E che credete, che vi trovate in albergo? Scusatemi, avvocato. Questo è un carcere. Ho capito. A proposito, come si sta? Si sta bene, mica male. Vi trattano bene? Tutto a posto. Mi fa piacere, mi fa piacere. Tutto a posto. Stavate dicendo. Ecco, e se non me lo fate dire, non ve lo dico mai. Dunque, vi volevo dire, quei testimoni falsi, l'avete trovato? Ma che credete, che io sono scemo? No. Sono riuscito a comprarli. Tutto fatto. Quando mi piacete, avvocato, io l'ho detto sempre, voi siete un portento, sì. Ma che guardate, avvocato. E sono riuscito anche a falsificare quei documenti che vi compromettevano. Avvocato, voi siete grandi. Cos'è, uno stipetto? Cos'è? Sì, del 400. E lo tenete chiuso? Non lo tengo chiuso. E perché? Perché non c'è niente, qualche paio di scarpe. Oh, qui a che ora mangiate voi detenuti? Di solito all'una, la mattina alle 8:30. Ecco. Poi sono riuscito pure a fare sparire quegli altri documenti che vi compromettevano peggio. Quello era l'importante, io l'ho detto sempre, voi siete un principe. Questo è un altro stipetto del 700. Ma cos'è, bottiglia vuota? Questa sì, non ci metto niente così. Ma non vi passano il vino qui? Sì, ce lo passano, ma io me lo bevo subito. Quanto? Mezzo litro al giorno. Mezzo litro al giorno. Avvocato, vi devo dire una cosa molto importante. Ditemela, avvocato. Prego, accomodatevi. Grazie, avvocato. Grazie. Dunque, ditemela subito. Voi mi avete mandato un vaglia, di 500.000. Io l'ho cambiato stamattina. Stamattina? Sì, e col liquido in mano... Sì. Ho offerto del denaro a chi? Al giudice. Al giudice istruttore. E al pubblico ministero. E come lo sapete? L'avete corrotto. Al giudice istruttore e al pubblico ministero. Caro Don Gennaro, siete a posto, siete a cavallo. Avvocato, stando a quello che mi dite, ditemi una cosa, quando pensate che io possa uscire, avvocato? Sentite, Don Gennaro, io non mi voglio ingannare, ma secondo i miei calcoli, diciamo, se non ci sono amnistie e indulti, così a occhio e croce... Fra 10 anni. 10 anni? Sì, dico 10 anni. E no, 10 anni sono troppi. Sì, a meno che non riusciamo ad evadere. Ad evadere. Riassunto delle puntate precedenti. Sandogat, il gran pirata, per rapir la donna amata e spaccare anche la zucca a quel vile di Sir Brooke, con l'aiuto di Marianna e Teresa che si affanna, si introduce come un pazzo di Sir Brooke dentro al palazzo. Ma gli rende dura vita lì di caccia una partita. Sì, però c'è l'intervento del suo gran luogotenente, che informato dallo spione si traveste da tigrone e ruggendo a più non posso al suo capo salta addosso. Ma, ahimè, la mira è sbagliata. C'è una grande capocciata e finisce Sandogat intontito per l'impatto. Sandogat, ha un coraggio che roba da mat, ha un coraggio che roba da mat, ma che roba da mat. Ma senti, ma non puoi smettere una buona volta per sempre di fumare? Ti fa male ai polmoni. Perché non provi con le caramelle? Ci ho provato, ma non si accendono. Che onta, Iana Zingarella, capisci? Lo capisco. Avanti! Mosso dalla mia carità, vengo a visitare gli afflitti spiriti. Come state?
Male, malissimo, soffriamo maledettamente. Ma dico io, non si potrebbero alleviare queste sofferenze? Bisogna aver pazienza. Sì, pazienza. Appena nati, noi piangiamo per essere venuti in questo grande teatro di pazzi. Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori. E chi è Novecento? E si hanno le loro entrate e le loro uscite. Presto le vostre sofferenze saranno finite. Saremo liberiti. Sarete impicchiti. Hai capito? Siamo freghiti. Capitano, per piacere, mandatemi due pacchetti di sigarette. O possibilmente estere. Estere o non estere? Ci penserò. Ci penserà. Grazie. Estere o non estere? Yanez, ho un'idea. Quale? Non voglio morire. Anch'io non voglio morire. Non appena ho un'idea, tu me la freghi. Avanti. Ma come d'ordine? Avanti. Avanti. Zitto. Che c'è? Non è la porta. Non è la porta. Viene dal muro. Ma viene dal muro. Lasciami, sembra il momento di trattenermi. È il muro che bussa. Il muro che bussa. Eh sì, bussa allora il muro. Gioca 3-7. Bussa bastone, zitto. Il muro che bussa. Chi sarà? Te lo dico io. Tu però mi devi fare capire, questo rumore che senti, fa tippi tippi o tuppi tuppi? Tuppi tuppi. E allora il maresciallo? Perché? Tuppi tuppi maresciallo, arabide sonami. Che c'è? Ci sono. Ci sei? Sì. Anch'io ci sono. E il morse. Il morse? Sì. E tu sai fare il morse? Certo che sì. Lo so fare. Allora che aspetti? Dai, 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 morse, morse! No, morso, morse, l'alfabeto, l'alfabeto. Morse. Pipì, pipì, pipì. Pipì. Ho capito, vai e torna subito. Sandogat, sono io, Marianna. È Marianna, la perla. La perla. Pronto? Chi perla? Oh, scusa, chi parla? Sono io, Sandogat. Sandogat, sei tu? Sì. Non abbiate timore. Sono riuscita a convincere Sir Brooke. Non sarete impiccati. State tranquilli. Non saremo impiccati. Sarete fucilati. Saremo fucilati. Ma, San Pasquale, Bailon, signorina mia, sbrighiamoci, facciamo presto. E qua se si scoprono, passiamo un brutto guaio. Ma sarà una fucilazione simulata. Teresa ed io caricheremo a salve i fucili del plotone d'esecuzione. Quando i soldati spareranno, voi fingete di morire e cadete. Non abbiate paura, poi io reclamerò i vostri corpi. Addio. Arrivederci. Ancora una volta Sir Brooke vi ringrazia per aver cambiato il genere di morte a quei due poveretti con un'altra meno infamante. Ogni desiderio della perla di Labuan è per me un ordine, mia cara. Entro certi limiti, ben inteso. Sir Brooke, a quei condannati. Fianco sinistro, notte, squadra, alt, fronte destra, destra. Cammina. Metti giù le zampe. Su, anche tu, vai. Prego, faccelo solo. Occupato. Oh, pardon. Fianco destro.
Perché vostra grazia ha l'aria così abbattuta quest'oggi? Siete libero di esprimere il vostro ultimo desiderio. Vorrei fumare una sigaretta. Sempre odore di fumo. Ma tutti i profumi d'Arabia non basteranno odorare quest'aria, vabbè. Merci. E voi? Vorrei sposare vostra sorella. Agli esseri più belli si chiede una progenie. Sì che mai non perisca la rosa di bellezza, ma voi. E poi mia sorella ha 3 anni. Aspetterò. Non concesso. Non concesso. Pronti siamo, oh signore. Un vostro cenno stroncheremo queste ortiche. Il resto a silenzio. Si è eseguita la condanna. Bruciarmi! 1, 2, 3! Che risate! Mi fa male il fegato! Un momento! Un uccellino mi ha detto che qualcuno, anzi qualcuna, ha manomesso la carica di quei fucili. Si hanno cambiati i fucili ai soldati! Buonanotte. Che ha detto? Ha detto di cambiare i fucili ai soldati. Sandorat. Che c'è? Non tremare. Come non tremare? Sei sempre la tigre della Malesia. Affronta la morte a testa alta. Ai. Bravo. E no, i patti bisogna rispettarli. La fucilazione doveva essere finta. Quella vera mia indigesta. Quindi la tigre della Malesia se ne va. E come fai? Metto un tigre nel motore. Yanez, via! Via! Prendeteli, prendeteli! Sparate, colpite! Non fateli scappare! Uccideteli, uccideteli! Scusate, ci sono le ultime notizie. Leggi che io sto ad ascoltarti. Senti. Ecco qua, grazie. Puntata veramente esplosiva. Firmato? Mina. Grazie. A Franco, Ciccio e Daniela. In seguito vostro successo, nostro editore, inseritevi tutti e 3 nuova enciclopedia. Firmato? 3 cani. Evasione, programma veramente d'evasione. Firmato? Graziano Messina. Sicilia orgogliosa, invoca i 2 grandi figli a lavorare terra natia. Firmato? Coltivatori diretti. Senti, io devo lasciarti stasera perché ho organizzato una festicciola a casa mia. No, prima di lasciarmi ti devo fare una sorpresina. Guarda che t'ho fatto, Non mi dire che... Per me... non hai notato niente sulle torte? Che c'è? Queste strisce di cioccolata. Sapendo che ti piace la cioccolata, vedi che cosa t'ho fatto? Sì, ma perché ti sei disturbato, scusa? Perché mi è arrivata una lettera giorni fa a casa mia. Sì. E mi parlava, in questa lettera, chi mi scriveva mi parlava di te. Che diceva... sosteneva che tu nello spettacolo dai una nota di eleganza. Sei veramente un elegantone, ecco. Mi vuoi sfottere? No, mi vuoi umiliare? No, Ciccio, io non. Ma se io vicino a te rappresento nudo, no. Rappresento svestito. No. Sai cosa mi hanno detto? Che t'hanno detto? Scusi, ma lei lo smoking perché non lo indossa accanto a Franco Franchi? No. Ma capisci, mi hai oscurato, è come se io non avessi lo smoking. No, non è vero, Ciccio, non è vero. Guarda, l'altezza è mezza bellezza. Sì, e tu sei alto. Sì, ma non è
mi sguardi. A parte che poi c'hai gli occhi azzurri. Sei anche un po' magrino. Devo dire una cosa, scusami. Lo sai che anche nello sketch dall'emozionato, anche con la giacca, anche se un pochettino corta, ti dà un tono, la sai portare, la sai indossare in una maniera da oscurare addirittura Lord Brummel. No, Ciccioso, no, guarda, io ti ringrazio, ma non è per me, tu lo sai, io sono piccolino. Bello e bravo. Poi sono un po' tacchiato. Bello e bravo, ci bisogna di No, tu sei bello, bravo. Bello, guarda. Bravo ed elegante ci sei tu, Ciccio. Ma guarda, mi hai salvato una battuta stasera che io mi stavo imbrogliando. No, Ciccio, bello, bravo, ci sei tu. Bravo e bello, Ciccio. E anche elegante. No, se sei c'è un elegante. Sei Ciccio, grande. Se c'è un elegante. Parlano i giornali. Se c'è uno bravo, se c'è uno che ha sensibilità, se c'è uno che ha cuore. L'ho sempre detto a tutti. Ciccio, ci sei tu, bravo, bello. Franco Franchi è più bravo di me. No, l'ho sempre detto. No, più bravo sei tu, Ciccio. Bravo. No, sei bello, sei elegante. Bravo. E sei bravo. Bravo. Ciccio, non mi mettere le mani addosso. Bravo. Ciccio, non mi mettere le mani addosso, se non ti cavo io. Sei bravo. No, bravo ci sei. Molto bravo, più di me. Bravo ci sei, Ciccio, bravo.